livelli occupazionali, con successivo decreto 88 altri 2 miliardi e mezzo per la ricostruzione pubblica, oltre 120 milioni per i primi contributi alla ricostruzione privata, 100 milioni per le imprese, cerco di andare un po' più piano, poi altri 149 milioni si sono aggiunti con un successivo provvedimento, con il lavoro del commissario Figliuolo, che pure devo ringraziare, dei 2,5 miliardi stanziati per la ricostruzione pubblica sono già stati messi a disposizione degli enti locali una somma pari a 1 miliardo 600 milioni. A queste risorse se ne aggiungono altre pari a circa 1 miliardo già nella disponibilità del commissario. Sono stati erogati già 100 milioni alle famiglie per il sostegno immediato, il contributo di autosistemazione, 60.000 giornate di cassa integrazione, 200 milioni per i lavoratori autonomi. Altri 600 sono già nella disponibilità del commissario. Le risorse delle quali noi parliamo oggi sono risorse aggiuntive rispetto a tutto questo lavoro. And on top of that, we've been carrying out a lot of activities and work, and we've set these important aims. And I apologize with you, Ursula, for summarizing this, but it's extremely important that through Law Decree 61, we allocated 1,800,000,000 for supporting the production systems and the employment levels. And with the another government measure, number 88, we managed to allocate additional 200 millions for the reconstructions. 100 millions have been made available for the families, and for the another measure which was passed will help supporting the reconstructions, and also the work carried out by Commissioner Figliuolo. He has already available two billion, 500 million, which have already been allocated for public reconstructions, and 1.6 out of this 1.1 billion, 600 million have been already allocated for local authorities, and on top of the 1 billion that the Commissioner has already available, so 100 million have already been paid to the households to support them, and 60,000 days of layoff pay have been paid to the workers, and this is in addition to the already existing resources. Va aggiunto che il sostegno dell'Unione Europea diciamo non si limita ai fondi previsti nel PNRR, si estende anche ai fondi stanziati a valere sul Fondo Europeo di Solidarietà. Fu il primo tema del quale parlammo nella nostra precedente visita in Emilia-Romagna. Lì c'è un'istanza che è curata dal Dipartimento della Protezione Civile, per la quale va ringraziato il Ministro Musumeci, con il contributo ovviamente della Regione Emilia-Romagna, che potrebbe portare un contributo aggiuntivo, se non vado errata, di 378 milioni di euro, ma già 95 sono stati quasi immediatamente, insomma molto velocemente anticipati dalla Commissione Europea. Quindi un altro impegno importante del quale pure insomma voglio fare stato, perché siamo qui per portare risposte concrete. On top of that, with the support by the European Union, which is not limited to the funds made available through the National Recovery and Resilience Funds, because there are also other funds being allocated on the basis of the Solidarity Fund, which is something, a theme that we immediately discussed after the visit, the first visit we paid, and also funds for the Department of Civil Protection with the contribution. And then we need to thank Minister Musumeci for this. And there is an additional, if I'm not mistaken, contribution of 378 million, which have been made available. 95 million of the 378 have already been paid in advance by the European Union. And this is something I want to stress and indicate, because it is very important to show that we are here to present concrete results that we have achieved. Io non voglio dilungarmi ulteriormente, chiaramente con la Presidente von der Leyen nell'incontro bilaterale che abbiamo avuto poco fa abbiamo trattato anche molte altre materie, che sono tutte le materie proprie che ci vedono collaborare a partire dal prossimo Consiglio Europeo, un Consiglio Europeo molto importante nel quale si torna a discutere della revisione del bilancio pluriennale, della revisione di midterm, e ci sono insomma questioni importanti che vanno dalla necessità di garantire sostegno all'Ucraina fino alle risorse per la migrazione. La migrazione e diciamo l'approccio
italiano di lavorare sulla dimensione esterna piuttosto che pensare di risolvere il problema quando arriva in Europa è una delle questioni sulle quali io e la Presidente della Commissione Europea abbiamo molto lavorato insieme in questi mesi. La voglio ringraziare anche per questo e la voglio ringraziare, e chiudo davvero, per partecipare il prossimo 28 di gennaio alla Conferenza Italia-Africa, che come sapete noi celebriamo a Roma e vedrà la partecipazione di diversi capi di Stato e di Governo africani, per parlare, continuare a parlare dell'approccio europeo, dell'approccio italiano con il Piano Mattei, confrontandoci con questi paesi con un approccio nuovo, non predatorio, sicuramente sono un approccio da pari a pari che con queste nazioni sa di poter costruire cose importanti in lungo periodo. Ursula von der Leyen questo lo ha capito molto prima di altri e la voglio ringraziare per la sua presenza e per il contributo che porterà. Grazie. I think I understood most of it. It was about our bilateral, huh? Yes. Yeah. And I do so not he understood want... it. No, As no. I was present, yeah. I understood. Okay, questo lo possiamo saltare. Okay. Vuole che lo salti o vado di corsa? Sì, no, I think I can, she can... Do you, she yes, I can go Thank fast you so much. If you wish. No. Okay. I'm fine, cara Giorgia, dear Prime Minister. Minister Fitto, Governor Bonaccini, where is he? There you are. And Mayor Sattini, Commissioner, Excellencies. So it's very moving for me to be back in Emilia-Romagna because I vividly remember the visit last year in May, and I will never forget the devastation these horrible floods caused. Grazie. Grazie Giorgia, cara Giorgia, caro Ministro Fitto, Governatore Bonaccini, dov'è? È seduto lì. Sindaco Zattini, grazie cari tutti voi. È veramente estremamente toccante per me tornare di nuovo qui in Emilia-Romagna, dove sono venuta in visita nello scorso maggio, immediatamente dopo le devastanti alluvioni che vi hanno colpito. E non dimenticherò mai queste devastazioni che hanno provocato queste terribili alluvioni. And what I remember most was these enormous amounts of mud everywhere and the debris floating around and the destruction and devastation. E quello che mi ricordo più di tutto è questo fango ovunque e le rovine delle case andate distrutte, tutta la devastazione provocata dall'alluvione. But what I also remember very vividly was the phenomenal solidarity. And men, women, even children were working and trying their best to help each other, to comfort each other, even to cook for each other, because I got this wonderful piadini bread. And I remember still today the smell, it was still warm, that showed a lot of the feelings people shared. Ma quello che ricordo parimenti così vividamente è anche l'enorme solidarietà che immediatamente si è diffusa fra le persone, la volontà, il desiderio, l'aiuto che ciascuno forniva, l'aiuto vicendevole, uomini, donne, bambini, tutti insieme ad aiutarsi, che si aiutavano, si sostenevano e persino cucinavano gli uni per gli altri. Mi è stata persino consegnata una piadina che ancora oggi ricordo ancora l'odore, ricordo che era ancora calda. Suona come una richiesta. It sounds like a request. I got already something from the mayor.